Telespettatori, buongiorno, benvenuti a questo appuntamento anche questa settimana con la passeggiata della domenica mattina. Oggi c'è bel tempo, quindi approfitto per i classici 5 chilometrini di passeggiatina con una tappa fondamentale, cioè l'OBS di Via Arona, dove c'è poca gente e forse riesco a fare un filo di shopping in tranquillità, perché qua i saldi io ancora non li ho visti, non ho visto un cavolo di niente perché sono sempre tappata in casa. E niente, volevo dirvi che ho visto due cose interessanti in questo primo quarto d'ora che sono uscita di casa. No, lì mi sa che c'è una strada chiusa, dobbiamo andare da questa parte. Allora, intanto ho visto una ragazza, qua siamo in controluce, accontentatevi. Ho visto una ragazza seduta a una panchina che stava telefonando, quindi era da sola perché era in una specie di giardinetto, da sola che telefonava con su la FFP2. Mica che se l'è tolta perché era al telefono, eppure era proprio isolata lì da sola. Brava, brava ragazza mia, veramente brava. Poi ho visto un ragazzo che stava facendo delle foto con una reflex. Niente di strano, giusto? No. Però quello che è strano è che purtroppo molte persone hanno, in questa situazione, hanno perso un po' il gusto di fare le cose, no? Magari perché c'è poca scelta, magari perché un po' depressi, e invece vedere questo qui che era lì che si faceva sta fotografia con tanta attenzione, si vedeva che era lì proprio attento all'inquadratura. Poi io lo so perché fotografavo anch'io. Bello, mi è piaciuto questo slancio, questi due slanci di legalità e creatività. Quindi niente, continuiamo a camminare, che l'inquadratura qua fa abbastanza schifo. Continuiamo a camminare in quella di Milano, zona Fiera. Eccomi qui in zona Tre Torri. Come vedete dietro di me ci sono famiglie con bambini. Là in fondo non so se si vedono. Ci sono delle persone che stanno, dei ragazzi che stanno giocando a calcio. Telespettatori, oggi in barba alla pandemia facciamo che è una giornata normale, con mascherina. Ma è bello tornare un po' a fare delle cose sociali, dai, basta che sia in sicurezza, telespettatori, basta che sia in sicurezza. Però oggi Milano zona gialla, da domani? Da oggi? Non lo so. Beh, comunque qua c'è un botto di gente in zona Tre Torri, assolutamente non mi piace. Adesso cerco un po' di schivarla, No, voi socializzate, fate pure, fate quello che volete. Io continuo col mio distanziamento e con la mia passeggiata solitaria il più possibile, grazie. Però le Tre Torri che si stagliano al cielo sono belle. No, qui no. Qui sì, è bello. Ecco, telespettatori, qui il genio si mostra. Qui. Telespettatori, la cocente delusione. Porca paletta. Reopening febbraio 2021. Grazie mille. È chiuso per lavori, ma uffa, 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 uffa. Vabbè, ci accontentiamo della passeggiata. Ah, volevo dirvi, colonna sonora della passeggiata, Radio Random di Spotify di Marilyn Manson. E Ali, che bello, ascoltiamoci Mansonuccio, Mansoncino. Quasi quasi presa dalla disperazione faccio un giro alla COP. Ma perché no, dai, chi se ne, dai. Allora, è ovvio che quando uno si mette d'impegno riesce a fare dello shopping soddisfacente perfino al supermercato, soprattutto se vai in un supermercato dove di solito non va, perché la COP vicino a casa non ce l'ho. Questa qua è a 2 chilometri di distanza da casa, difficilmente vengo qui a fare la spesa. Però oggi ho preso un bellissimo plaid per contrastare, bello caldo, per contrastare il freddo malefico che mi attanaglierà da domani mentre lavoro.
Poi ho preso, siccome mi sono presa bene con Focus, Focus domande e risposte. Mi piace Focus perché è molto interessante, davvero. Poi ho preso due confezioni di questi, due gusti differenti, che vicino a casa mia non li trovo e sono buonissimi, porca miseria. Poi ho preso grandissimo Scottex Magazine, non lo prendevano un po'. E poi ho preso questi, e qua, vabbè, stendo un velo pietoso sul mio salutismo. Questi ho visto la pubblicità, erano in sconto, allora ho detto dai, li provo. Ho visto la pubblicità in televisione, io non guardo neanche la televisione, quindi già per me vedere la pubblicità è oh, ma guarda quante cose nuove che sono uscite. E quindi ho provato questo quark cake, vediamo un po' com'è. E poi questi falafel di soia. Da quando li fanno con la soia? Vabbè, a me non è che piacciono tantissimo i falafel, però magari di soia sono più buoni. E poi almeno sono veloci da fare. E poi questi fantastici, barrette senza allergeni di nessun tipo. Senza latte, senza glutine, senza arachidi, senza soia, senza frutta, senza semi e senza gusto. No dai, senza gusto no, sicuramente, perché c'è il cioccolato. Benissimo, io sono soddisfatta, telespettatori, via. Io sono soddisfatta e soprattutto ho visto una cosa bella, siccome io sono diventata un po' più ecologica, no, ultimamente, e ho notato con piacere che alla Coop, mi spiace quindi non averne una più vicina a casa, vendono i sacchettini di plastica riciclata per prendere la frutta e la verdura. Quindi tu ti prendi i tuoi sacchettini e non prendi più i sacchettini poi che butti via. Questa è una cosa fantastica, non so perché la facciano solo qui. Vabbè, speriamo che la faranno, che sia una cosa che faranno un po' più spesso anche in altri posti più vicini a casa mia. Bene, telespettatori, 2 chilometri indietro, andiamo a casa. Tireminanza con Marilyn Manson, yeah! Ecco, vedete questo piccione? Questo piccione intabarrato su se stesso, poco convinto dell'esistenza. Ecco, io sono questo piccione quando sono a casa al freddo, inchiodata alla scrivania per lavoro. Ciao piccione. Guardate qua, centro commerciale chiuso, un botto di gente. Eh sì, perché a Milano appena c'è uno sprazzo di sole non c'è niente da fare, cosa vuoi? Vabbè, d'altronde, andare di torto, sono anche io qua, no? Ecco, non tutto quello che arriva dalla pandemia è brutto. Per esempio, dopo giorni e giorni di freddo ghiacciato in casa mia, esco di casa, mi faccio una bella passeggiata, sono tutta accaldata. E cosa c'è di più bello che prendere, togliere il cappello, sapere perfettamente che diventerai un cesso allucinante, ma fare così con i capelli, quando sono stati belli pressati dentro nel cappello, smuovere le radici e prendere aria fresca alla testa, ma fresca bella, non fredda, fresca bella. Ah, le piccole cose che mai avresti pensato che fossero così importanti, come anche, telespettatori, io lo faccio, non c'è nessuno, come anche respirare l'aria senza mascherina e senza paura. Per ancora 3 secondi, sta arrivando della gente. La paura attanaglia. Ciao. Ecco, un'altra cosa che faccio per stare tranquilla quando passeggio è passeggiare sugli sparti traffici, cioè dove praticamente non è proprio sì, qua c'è, lo vedete, c'è, però qua c'è lo spartitraffico con una specie di giardinetto, insomma, dove la gente porta giù il cane. Qui su questa parte di marciapiede non ci passa nessuno perché non ci sono i negozi, non c'è niente, cioè nel senso non è proprio un punto di passaggio, però c'è il marciapiede, quindi non è che sono in mezzo alla strada e almeno non incrocio nessuno. Va, che bello. Quasi quasi ritolgo la mascherina di nuovo. No, perché non si sa mai, metti che incroci altre persone. È una questione di rispetto, è una questione anche di rispetto degli altri.
Cioè, io non lo so se mi arriva dietro qualcuno. Se mi arriva dietro qualcuno che magari è spaventato quanto me e mi passa davanti e poi si gira e vede che io non ho la mascherina, insomma, non è rispettoso. Non è rispettoso nei confronti della paura che possono avere gli altri di me. Perché non è che solo io ho paura degli altri, sarà vero anche il contrario.